Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. 33 nuovi casi di Covid-19 in Abruzzo nelle ultime 24 ore e nessun nuovo decesso. Questi sono alcuni dei numeri del bollettino odierno. Intanto il professor Jacopo Vecchietta, responsabile della clinica di malattie infettive dell'ospedale di Chieti, invita la cittadinanza a proseguire nelle vaccinazioni, unica strada per inibire il virus e rallentare la formazione di altre varianti potenzialmente pericolose. Il servizio. Il bollettino Covid odierno riporta 33 casi di Covid-19 di età compresa tra 13 e 72 anni e rilevati su 4.085 tamponi processati, 1.980 molecolari, 2.105 antigenici con un tasso di positività dello 0,8%, in salita rispetto a ieri quando era lo 0,47%. Di questo aumento di casi 7 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 12 alla provincia di Chieti, 5 a quella di Pescara, 11 a quella di Teramo. Scendono di una unità quelli di fuori regione e sempre di una unità quelli per cui sono in corso verifiche sulla provenienza. I casi totali di infezioni in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono 74.989, mentre quello dei decessi resta fermo a 2.512, non essendocene di nuovi. Invariati i ricoveri, sia quelli ordinari, 23, sia quelli in terapia intensiva, 1, senza alcun nuovo ingresso. Scende di una unità il numero dei pazienti in isolamento domiciliare, che sono 850. Sono invece 34 i dimessi guariti nelle ultime 24 ore, mentre scende di una unità il numero degli attualmente positivi in Abruzzo, 874. Nella nostra regione si parla molto della diffusione della variante Delta, la più contagiosa, quella contrassegnata dal più alto indice di trasmissibilità e che a qualche giorno fa risulta già quella prevalente in Abruzzo, avendo superato il 56% rispetto al totale delle forme di SARS-CoV-2 diffuse. Sull'argomento abbiamo interpellato il professor Jacopo Vecchiet, direttore della clinica di malattie infettive del Santissima Annunziata di Chieti. Non credo che in Abruzzo ci sia più variante Delta, credo che in Abruzzo venga cercata molto meglio e molto di più che in altre regioni, e questa è una nota di merito assoluto che va dato alle nostre strutture assistenziali. Tra questi numeri quello che emerge è sicuramente il fatto che la Delta stia diventando dominante. Quindi il problema non è tanto nell'immediato, però è chiaro che se nei prossimi mesi dovessimo avere una popolazione che non correttamente vaccinata dovesse confrontarsi di nuovo con il virus, potremmo avere sicuramente situazioni un po' complesse. Credo che il 2020 per fortuna non tornerà mai più, però è innegabile che in questo momento bisogna essere molto 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 prudenti. Il concetto è che il virus, purtroppo, continuando a circolare, produce queste varianti, quindi l'unica strada che noi abbiamo per evitare che lui faccia le varianti e inibirlo, e la vaccinazione è la strada migliore per evitare che, appunto, attraverso la circolazione lui possa produrre ulteriori varianti. E saranno libere le vaccinazioni per i turisti che soggiornano nelle località della provincia di Chieti. La direzione della ASL ha autorizzato la somministrazione della seconda dose senza prenotazione negli hub di Chieti, Lanciano, Vasto, San Salvo, Ortona e Francavilla al Mare. Non vogliamo complicare la vita alle persone che scelgono di trascorrere le vacanze nei nostri territori, ha spiegato il direttore generale della ASL di Lanciano, Vasto, Chieti, Thomas Schell. Prevedendo numeri non da assalto, ma tutto sommato contenuti, abbiamo preferito dare accesso libero nei centri vaccinali maggiori che dispongono di dosi e tipologie di vaccino da poter far fronte alle diverse richieste. Intanto sono 340.000 le dosi somministrate nella ASL Lanciano Vasto Chieti. Finora è stato vaccinato il 61% della popolazione con la prima dose e il 30% con la seconda. La copertura è alta per gli over 80, vaccinati al 90%, altissima per gli over 70, con il 96%, non male neanche i sessantenni con l'86% e i 50 con il 75, mentre al di sotto dei 40 anni le percentuali oscillano tra il 47 e il 57%. Cambiamo pagina. Il segretario nazionale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, ha visitato lo stabilimento Sevel di Atessa. Durante l'incontro è stata fatta l'analisi sulla fase attuale del sindacato, oltre a quella economica e politica del nostro paese. Vediamo il servizio di Stefano Recanati.
Un solo campanile, l'Abruzzo. Sotto questo slogan si sono riuniti davanti ai cancelli della Sevel di Atessa una cinquantina di lavoratori per partecipare all'assemblea organizzata dalla UIL Abruzzo. Un momento di confronto a cui ha partecipato anche il segretario nazionale dell'Unione Italiana Lavoratori Pierpaolo Bombardieri, in prima linea nelle scorse settimane nella difficile trattativa a Palazzo Chigi sul recente accordo sui licenziamenti. La notizia è una grande professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici che stanno dentro questo stabilimento. Il successo delle grandi aziende parte sempre dal lavoro, dalle lavoratrici, dall'impegno quotidiano di una terra che ha non grandissime occasioni di sviluppo come questa, che bisogna tutelare, uno stabilimento che ha grandi numeri di produzione e che noi dobbiamo, insieme al governo, insieme alla politica, tutelare rispetto ad eventuali tentativi che ovviamente il mondo economico e il mondo imprenditoriale può fare di spostamenti in altri territori. Però è chiaro che bisogna che ci siano le stesse regole dappertutto, insomma, altrimenti diventa complicato. Noi dobbiamo ricostruire questo paese garantendo dignità al lavoro e ovviamente le cose che noi abbiamo visto e abbiamo pagato durante questa crisi hanno bisogno delle risposte diverse da quelle che abbiamo ottenuto finora. Il rispetto della vita, la sicurezza sul lavoro sono temi che durante la pandemia sono stati trattati ma non sempre con la dovuta attenzione. E poi l'impegno del sindacato è quello di provare a ridisegnare un paese diverso, nel quale le diseguaglianze sociali, nel quale il lavoro, i lavoratori, le lavoratrici abbiano più dignità, nel quale i giovani abbiano una speranza. Ci sono grandi temi di diseguaglianza che purtroppo non sono stati affrontati e li affrontiamo con il lavoro, li affrontiamo con la vita sociale di tutti, li affrontiamo sui territori. Questo territorio ha bisogno di più investimenti, ha bisogno di più attenzione. Non possiamo avere un paese che gira a 3-4 velocità. È corretto che su ogni pezzo di questa nostra splendida nazione ci sia pari dignità e pari risposta per tutti. Sui licenziamenti io dico che noi abbiamo fatto un accordo importante che richiama tutti alla necessità di non lasciare indietro nessuno. Poi come in ogni caso ci sono i falchi, ci sono quelli che pensano di essere duri. Abbiamo anche qualche professore che ci spiega ogni giorno che cosa si poteva fare. Ai falchi diamo un messaggio: attenzione, non siamo disponibili ad accettare senza restituire il colpo, perché quando si mandano 155 lettere di licenziamento si mettono per strada 155 famiglie. Allora qualcuno ci deve spiegare perché si mettono 155 famiglie per strada mentre ci sono i soldi ancora per qualche mese. E ora parliamo dell'avvertenza Brioni. Oggi un tavolo di lavoro si è tenuto in assessorato a Pescara, alla presenza dell'assessore regionale Quaresimale, del Comune di Penne, dei sindacati e anche degli esponenti dell'azienda, il servizio. Assessore, si è appena concluso il tavolo sulla vertenza Brioni, quali sono le novità? Sì, abbiamo fatto questo tavolo su mia istanza, appunto per capire i termini dell'accordo con i sindacati. Sicuramente un tavolo costruttivo in cui ci siamo confrontati sulle varie posizioni. Adesso siamo in attesa della convocazione da parte del Mise. Logicamente la Regione da parte sua metterà in campo tutte le azioni di competenza per cercare di attenuare questa situazione di crisi della Brioni, che sicuramente pregiudica un po' il territorio del Vestino. L'obiettivo è quello appunto di cercare di mettere in campo una serie di misure di politica attive per salvare i posti di lavoro, eventualmente di ricollocare gli esuberi tramite le politiche formative. Tra l'altro io anche al Mise nella riunione di aprile ho cercato di dire al Ministero appunto di individuare altre zone di aree di crisi complesse come la Val Vibrata, in particolare quella di Penne, di tutta la zona del Vestino, per cercare appunto anche lì di avere una serie di agevolazioni fiscali per le imprese, quindi sia per quelle esistenti sia per imprese che vogliono venire a investire in Abruzzo. Brioni è la storia di Penne. Io ricordo la nascita di Brioni nei primi anni 60, era un bambino, ma ricordo benissimo quegli eventi lontani nel tempo, ma che portarono poi ad un benessere della nostra città, e non solo della nostra città, ma dell'intera area vestina. Ed essere oggi qui a parlare di una situazione purtroppo ai noi critica, a me mette veramente così molta tristezza nel cuore, però è molto importante. È importante che anche le istituzioni, la Regione e il Comune siano presenti a questi incontri.
Il primo cittadino di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, è stato condannato dal Tribunale dell'Aquila a 1 anno e 4 mesi per peculato. Di Pangrazio dunque è sospeso dall'incarico di sindaco. Vediamo il servizio. Il Tribunale dell'Aquila ha condannato ieri il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio. La pena è di 1 anno e 4 mesi per peculato nell'ambito del processo che lo vede imputato sull'utilizzo a fini personali, secondo l'impianto accusatorio, delle auto blu della provincia dell'Aquila, di cui Di Pangrazio all'epoca era dirigente. Scatta ora la legge Severino con la sospensione per il primo cittadino dalle sue funzioni per 18 mesi. A Di Pangrazio subentra dunque il vice sindaco Domenico Di Berardino. Di Pangrazio è stato condannato per peculato d'uso per 4 viaggi e per 1 ipotesi. Di falso. I PM Stefano Gallo e Roberta D'Avolio avevano chiesto per lui 4 anni e mezzo di reclusione. Intanto il capoluogo marsicano, reduce da un lungo periodo di commissariamento, torna di nuovo a non avere un sindaco eletto. Gli avvocati della difesa, Antonio Milo e Claudio Verini, si sono detti sorpresi dalla sentenza e annunciano ricorso in appello. Dal canto suo Di Pangrazio, ieri in una nota, ha parlato di un verdetto che offusca l'immagine di un sindaco vero. Nella mia vita ho sempre sostenuto che le sentenze non si commentano ma si rispettano. Ci tengo a precisare, tuttavia, di non condividere assolutamente il verdetto odierno. Questa pronuncia distorce la realtà dei fatti e offusca l'immagine di un uomo, di un padre, di un funzionario pubblico e di un sindaco che ha dedicato tutta la sua vita al servizio dello Stato. Continuerò a battermi nel giudizio di appello, ha detto Di Pangrazio, per provare la mia totale estraneità ai fatti, senza alimentare inutili polemiche. Posso constatare, in ogni caso, che la quasi totalità delle accuse a me rivolte sono cadute nel vuoto. Sono certo quindi che nel processo di appello, che si terrà tra pochi mesi, riuscirò a dimostrare la mia innocenza anche rispetto all'accusa residua, così come già avvenuto per molte delle contestazioni avanzate in primo grado. E invece torna in carica il sindaco di Celano, Settimio Santilli, finito ai domiciliari il 22 febbraio scorso in quanto coinvolto insieme ad altre 24 persone in un'inchiesta della Procura di Avezzano basata su gravi ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione. Il prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, a seguito della decisione della Corte di Cassazione che ha ordinato l'immediata cessazione della misura cautelare del divieto di dimora a Celano emessa dal Tribunale del Riesame dell'Aquila nei confronti del sindaco, ha emanato ieri il decreto di revoca della sospensione dalla carica. Insieme al sindaco tornano in carica la giunta e il consiglio comunale. L'inchiesta ha coinvolto anche il vice sindaco Filippo Piccone, ex parlamentare ed ex consigliere regionale di Forza Italia e PDL, che ha presentato dimissioni irrevocabili. Abbiamo ancora pagina, le opportunità del contratto istituzionale di sviluppo, uno strumento voluto dal Partito Democratico e avviato quando Giuseppe Provenzano, oggi vice segretario nazionale, era ministro del Sud. Si tratta di 160 milioni per la rinascita economica e sociale dei territori colpiti dal terremoto del 2016 e 2017, in cui sono compresi quelli in provincia dell'Aquila e di Teramo. Provenzano, che è stato in Abruzzo ieri. Vediamo. Secondo quanto riportato recentemente dal commissario Legnini, i dati sono confortanti. Ciò significa che stiamo recuperando il ritardo accumulato precedentemente e questo in virtù di norme molto decise che abbiamo approvato e che poi il commissario ha trasformato in ordinanze. Voglio ricordare la norma capofila delle semplificazioni, che fu la norma inserita nel decreto sisma a fine 2019 e con l'autocertificazione, che ha ridotto enormemente il carico sugli uffici. Da lì è iniziato un percorso importante che poi ha prodotto delle ordinanze efficaci. È evidente che la mole di interventi da ricostruire sono tantissimi e che quindi questa accelerazione, ormai misurabile con i dati, ancora non si vede in termini materiali. Accanto alla ricostruzione materiale, noi stiamo lavorando anche sulla ricostruzione sociale, economica, e il CIS di cui oggi parliamo è uno strumento potente di 160 milioni ottenuti grazie a un emendamento da me sottoscritto, emendamento del Partito Democratico, sostenuto dall'allora ministro Provenzano, che interviene proprio per la rinascita dei territori. Se a questo aggiungiamo il PNRR, che prevede
1.780 milioni per i terremoti 2009-2016 che si sovrappongono nell'area teramana e aquilana, e capiamo bene che non ci mancano i fondi, adesso ci serve la progettualità e la governance. Il CIS è lo strumento che serve ad andare oltre la ricostruzione. Noi abbiamo bisogno di ricostruire, ma abbiamo soprattutto bisogno di far rinascere questi territori, creando opportunità di lavoro per le imprese, per i giovani, per le donne che non devono essere costretti a emigrare. Il CIS serve a questo, a realizzare progetti di investimento con i comuni, con le amministrazioni locali, che devono essere supportate in questo lavoro. Noi siamo qui a Teramo, dove il sindaco si è dato un grande affare per proporre progetti di sviluppo. Il Partito Democratico vuole accompagnare e mobilitare le forze economiche e sociali, le forze produttive, le associazioni, il terzo settore, le reti di cittadinanza, perché lo sviluppo deve essere capace di coinvolgere i veri protagonisti, poi gli attori che saranno i beneficiari di questa stagione di investimenti. Circa il referendum sulla giustizia proposto dalla Lega, ai nostri microfoni sottolineano l'importanza dell'azione referendaria il senatore Alberto Bagnai. Vediamo. È un referendum particolarmente importante perché credo che a tutti i cittadini, inclusi anche molti magistrati, non sfugga l'importanza di ridefinire un equilibrio fra i vari poteri costituzionali dello Stato, l'esecutivo, il legislativo e il giudiziario. Lo spirito di questi referendum è questo, promuovere un dibattito costruttivo su un tema che altrimenti rischia di diventare una palla al piede per lo sviluppo del Paese. Giustizia significa anche tribunali, anche piccoli tribunali, e in Abruzzo c'è il rischio fondato che possano essere soppressi 4 tribunali. Ne sono perfettamente consapevole e partecipo con gli altri parlamentari in modo assolutamente trasversale alle iniziative dei sindaci, dei territori, dei 4 tribunali che dovrebbero essere chiusi, e mi appresto anche a presentare un emendamento che spero possa essere sottoscritto anche da altri colleghi su questo tema, perché ritengo che non sia una misura corretta. In generale voi sapete che la Lega è un partito che vede nell'accentramento e nella centralizzazione una scelta sbagliata. Noi siamo per il decentramento, per il federalismo, anche delle strutture, anche di quelle giudiziarie, anche di quelle sanitarie, e quindi siamo coerenti con questa linea e proporremo quantomeno inizialmente una proroga. Per chiudere, senatore, dalla giustizia alla riforma fiscale, ci può anticipare qualcosa di quello che farà la Lega nelle prossime settimane? Ma la Lega nelle prossime settimane aspetterà, come tutti, che il governo emani la legge delega sulla riforma del fisco. Quello che abbiamo fatto finora è stato cercare di portare o di mantenere misure di buonsenso nell'assetto del fisco italiano, e mi riferisco in particolare per il mantenimento della flat tax a 65.000 euro per le partite IVA, e per diciamo così, la parte di tutela è anche stata quella per togliere ogni riferimento a imposte patrimoniali nell'atto di indirizzo che le commissioni hanno votato la scorsa settimana nelle commissioni congiunte. A seguito del grave incidente stradale occorso domenica scorsa, il sindaco di Fossa Cesia Enrico Di Giuseppe Antonio nei prossimi giorni incontrerà il prefetto di Chieti Armando Forgione per chiedere di intensificare i controlli sulla velocità. Vediamo il servizio. Ancora un brutto episodio sulla statale 16, un'altra vita, una giovane vita spezzata da un incidente. Ecco, lei, sindaco, ha chiesto al prefetto un incontro per intensificare i controlli proprio sulla statale 16 Adriatica. Sì, intanto una grande tristezza, un ragazzo di 25 anni, una giornata di festa, una domenica di sole, purtroppo segnata da questo grave lutto. Io sono stato proprio qualche minuto dopo e mi sono reso conto che sulla statale 16 Adriatica c'è necessità di intensificare i controlli anche con la misurazione elettronica della velocità, come hanno fatto un po' tutti i comuni costieri. Ho scritto al prefetto, mi sono appellato alla sua grande sensibilità del prefetto di Chieti per verificare con lui come intensificare il controllo. Intanto stiamo definendo l'assunzione di altri agenti di polizia locale che disporrò per la loro presenza sull'Adriatica. Purtroppo siamo la terza vittima dall'anno scorso ad oggi nel territorio che attraversa appunto Fossa Cesia, la statale 16 Adriatica. Ci sarà la possibilità anche di lavorare, non so, per mettere
mettere dei dissuasori di velocità, delle nuove rotonde. Devo dar atto all'ANAS per la disponibilità in un paese in cui purtroppo l'amministrazione pubblica fa acqua in molte parti. L'ANAS ha dato disponibilità massima. Adesso per i dissuasori dobbiamo vedere, perché è una statale adriatica e spetta comunque all'ANAS. Le rotonde sono in costruzione, una a San Vito, una a Fossa Cesia, proprio nei pressi dove è successo questo ultimo incidente stradale, per il traffico che arriva dalla Fondovalle Sangro. La Fondovalle Sangro, tra l'altro, un anno o due anni aprirà il collegamento est-ovest, quindi ci sarà un afflusso maggiore sulla costa dei Trabocchi, e vedremo in questa riunione quali potranno essere gli accorgimenti che serviranno per garantire maggiore tranquillità sulla statale 16 adriatica. Però rinnovo l'appello a tutti, la velocità deve essere moderata e anche l'uso dell'apparecchio telefonico. Si è aperta sabato sera a Teramo la 29esima edizione di Maggio Fest, la rassegna di primavera con i suoi appuntamenti di cinema, danza, teatro e musica. Lo scenario è quello della centralissima Piazza Sant'Anna. Vediamo. A Piazza Sant'Anna apriamo Maggio Cinema con omaggi festeggianti, e il primo del film proiettato è un film del 1911, il grande colossal italiano Inferno, da Dante naturalmente. L'omaggio è al grande Dante Alighieri, è un film straordinario, chiaramente un film muto, e la sonorizzazione è di Edison Studio, la pellicola restaurata è stata concessa dalla Cineteca di Bologna, gli autori sono Deli Uoro, Badovano e Bertolini, insomma è un vero colossal di altri tempi che apre la nostra kermesse cinematografica, e a seguire un altro omaggio festeggiante, ed è al grande Nino Manfredi a 100 anni dalla nascita. Il film è di Brusati, Pane e cioccolata, un film tragicomico, drammatico, che dà la misura più alta del talento e dell'interpretazione di Nino Manfredi. E queste sono le uniche due proiezioni che faremo all'aperto qui a Sant'Anna. Poi si continua il 7 e l'8 alle 21 allo Smeraldo, sempre in questo mese, con un omaggio ad Alida Valli. Si aprirà il 7 con Alida, un docufilm bellissimo sulla grande star italiana, non solo, internazionale. A seguire Senso di Visconti, e il giorno dopo l'8, ricordo a 100 anni anche qui dalla nascita della grande Giulietta Masina, con una pellicola di Fellini, Giulietta degli Spiriti. E non è un caso che nella giornata dell'8 abbiamo ricordato Giulietta Masina con Giulietta degli Spiriti e Il grido di Antonioni per Valli, perché entrambi i film vantano la straordinaria fotografia di Gianni Di Venanzo. E qui naturalmente chiudiamo il nostro omaggio cinema, che mi sembra importante. E poi arrivederci a settembre. Ed ora la pagina sportiva. Domani inizierà la reale nuova fase tecnica del Pescara, perché ci sarà la presentazione del nuovo allenatore Gaetano Oteri e del nuovo direttore sportivo Luca Matteassi, presentazione che avverrà in una conferenza stampa alle 15.30 presso l'Ec Hotel. Sul fronte mercato invece si registra un forte interesse del Pescara nei confronti del difensore Ingrosso, ex L'Aquila. Vediamo il servizio. Un altro difensore finisce nel mirino del Pescara. Si tratta di Gianmarco Ingrosso, centrale salentino, visto già in Abruzzo con la maglia dell'Aquila dal 2012 al 2014. Il giocatore è di proprietà del Pisa, ma nell'ultima stagione ha giocato a Cosenza, con cui ha collezionato 26 presenze in Serie B più una in Coppa Italia. Caratteristica essenziale per Ingrosso, agli occhi di Auteri, è quella di saper giocare in una difesa a 3. Lo ha fatto proprio con il Cosenza di Occhiuzzi in questi mesi. Spesso la squadra silana ha fatto ricorso al 3-4-3, marchio di fabbrica del neotecnico biancazzurro. Peraltro proprio Auteri conosce bene il difensore, avendolo allenato a Matera nella stagione 2016-2017, impiegandolo a pieno regime 40 presenze stagionali. Cresciuto nelle giovanili del Lecce, ora a 32 anni Ingrosso è un giocatore maturo. Quando più giovane militava nell'Aquila, nella stagione 2012-2013 era impiegato a corrente alternata, ma nel finale, con l'avvento di Giovanni Pagliari, divenne titolare inamovibile fino alla vittoria dei playoff contro il Teramo con promozione
promozione in prima divisione. In caso di perfezionamento dell'operazione, Ingrosso potrebbe ritrovare a Pescara Luca Crecco, a Cosenza nella seconda parte della scorsa stagione, e chissà Ettore Liozzi, tra i principali obiettivi in attacco del Pescara, anch'egli ex Cosenza. Un Pescara che per il momento sembra voler sistemare bene proprio il reparto difensivo, essendo quasi fatta per l'arrivo del difensore argentino Julian Ijanes dalla Fiorentina nelle ultime due stagioni in prestito al Chievo e soprattutto all'Avellino, dove ha fatto molto bene, così come è costantemente monitorato Stefano Negro, ex Perugia ma di proprietà del Monza, sempre tenendo presente che sul fronte delle uscite si lavora per arrivare alle cessioni dei vari Sorensen e Scognamiglio, anche se le cose sembrano destinate ad andare per le lunghe. Oramai ex terzino del Teramo, Alberto Tentardini, da oggi un nuovo giocatore del Catanzaro, giunto a scadenza di contratto lo scorso 30 giugno. Tentardini, che con la maglia teramana ha collezionato 58 presenze in due stagioni, ha firmato un contratto biennale con la società calabrese. Intanto sono giorni decisivi in chiave societaria per il Teramo. Il presidente Franco Iachini sta portando avanti dei colloqui per verificare se vi siano le condizioni per un allargamento societario o per la cessione totale delle quote. Scaduto il termine ieri per le promosse dalla Serie D, come nelle previsioni saranno tutte ai nastri di partenza tranne il Gozzano, che ha rinunciato al terzo torneo nazionale. Due slot liberi dunque in Lega Pro, visto che la casertana sembra essere destinata ad abbandonare il professionismo. Jacopo Forcella. Come nelle previsioni, il lunedì termine ultimo per le vincitrici dei rispettivi gironi di Serie D ha visto tutte le compagini, tranne una, depositare la domanda di iscrizione al prossimo torneo di Lega Pro. Tutte tranne il Gozzano, ma questa non è una sorpresa, perché la formazione piemontese aveva già dichiarato di voler rinunciare al terzo torneo nazionale. Le altre ci sono: Seregno, Trento, Fiorenzuola, Montevarchi, Campobasso, Monterosi e Taranto, aspettando l'ACR Messina, che solamente nel weekend ha avuto la matematica certezza di aver vinto il girone I contro i cugini dell'FC Messina, arrivati in seconda posizione. La CR avrà ancora qualche altro giorno di tempo, scadenza il prossimo 13 luglio, ma intanto sono 58 le squadre che saranno regolarmente ai nastri di partenza della prossima Serie C. A meno che non cambi qualcosa nella situazione legata alla casertana, difficile perché i termini sono scaduti, si renderanno perciò necessari due ripescaggi che dovrebbero arrivare, una dalle retrocesse e una dai playoff di Serie D. Nel consiglio direttivo di oggi la Lega Pro analizzerà le domande pervenute e la loro conformità per poi dare parere favorevole o meno entro un paio di giorni. In caso di stop di qualche domanda, spazio ai ricorsi entro il 13 luglio, con pronuncia finale il 15 nel corso del Consiglio federale, che metterà la parola fine ad un'estate, per fortuna, non così torrida come la pandemia da Covid poteva lasciar supporre. Per quanto riguarda i ripescaggi, la graduatoria stilata verrebbe l'Aglianese al primo posto, ma in casa toscana, complice anche e soprattutto il problema stadio, il barometro sembra andare verso la rinuncia. Il Picerno è out, causa impossibilità di inoltrare domanda. Poi c'è da capire cosa accadrà nei playoff del Girone I, che ha chiuso per ultimo la stagione regolare e che oggi vedrà la prima semifinale. Solo quando gli organici saranno definitivi ci sarà poi la composizione dei gironi, con il Pescara che rischia il raggruppamento meridionale, mentre il Teramo sembrerebbe quasi certo della posizione centrale. È chiaro che il forfè della casertana potrebbe far scartare un posto al sud, ma è altrettanto evidente che inserire un'altra candidata alla vittoria, come la formazione biancazzurra di Gaetano Auteri, in un girone già complesso, renderebbe disequilibrati i rapporti tra vari raggruppamenti. Intanto, sia a Pescara che a Teramo c'è fermento sui difensori. Auteri potrebbe presto abbracciare Ijanes, mentre il Diavolo, che un allenatore ancora non ce l'ha, potrebbe salutare Piacentini. Affare sull'asse Pisa, con il Potenza, che poi avrebbe strada libera per l'arrivo del centrale, in prestito proprio dai nerazzurri, che l'acquisterebbero a titolo definitivo. Chiudiamo con una notizia di pallavolo: Moa Concept è il nuovo main sponsor dell'Impavida Ortona. Dopo i timori per la mancata iscrizione, è stato proprio l'accordo con il brand di sneaker e street apparel, costituitosi nel 2015, a consentire all'Impavida di approntare quel budget che le permetterà di partecipare al campionato di Serie A2 per il decimo anno consecutivo.
Ed è tutto per questa seconda edizione del TG6. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con il nostro notiziario alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.